Quando pensiamo che una donna ci abbia concesso tutto, è doloroso dover constatare che in realtà non ci ha dato niente. Così come è doloroso accettare il fatto che, sebbene la credessimo molto vicina, in realtà lei si trova a 1.000 miglia da noi. Non doveva andare così. Tuttavia, come aveva detto anche Maria, non c'era nulla che si potesse fare, soprattutto da parte mia. Che diritto aveva di farmi questo? Per anni, completamente ignaro di questo enorme vuoto, avevo vissuto una vita mediocre. Imputavo il mio rifuggire dalle altre persone alla stranezza della mia natura e continuavo a trascinarmi così. Non immaginavo affatto però che la vita potesse rendermi felice. La mia solitudine mi rattristava, ma non speravo che potesse esserci una via d'uscita. Era così che mi sentivo quando ho incontrato Maria, o per meglio dire, il suo quadro. Esso mi aveva di colpo strappato al mio mondo buio e silenzioso, portandomi alla luce, alla vita vera. Mi ero reso conto solo allora di avere un'anima. Ora, improvvisamente, senza ragione, se ne andava così come era venuta. Solo che per me ora, dopo tutto questo, era impossibile tornare al mio antico letargo. Fino alla fine dei miei giorni avrei visitato molti posti diversi. Avrei incontrato persone che parlavano la mia lingua e altre che invece non la conoscevano. E ovunque, in ciascuna di esse, avrei cercato Maria, la Madonna, col cappotto di pelliccia. La Madonna col cappotto di pelliccia di Shabbatina Lee, quello pubblicato da Scrittura Pura Casa Editrice, la prima che l'ha portata in Italia, è un capolavoro assoluto, non solo della letteratura turca, ma della letteratura mondiale. È una storia d'amore. È una storia di un popolo. È una lettura imperdibile. Io vi invito a procurarvelo in questi giorni. In tutte le città, le librerie indipendenti stanno organizzando un servizio di consegna libri a domicilio. In primis rivolgetevi a quello. Se non riuscite, a qualsiasi canale che vi consenta di leggerlo. Buona lettura.